Amici di Target Obiettivo Agricoltura, ben ritrovati, ben arrivati anche questa sera. Il tema di questa sera riprenderà la PAC, diciamo la crisi che l'Ucraina sta portando anche sul fronte delle politiche comunitarie agricole. I nostri ospiti sono, come potete vedere, Paolo De Castro, della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Buonasera, onorevole. Il presidente di Ismea, Angelo Frascarelli, che è stasera con noi dopo 2 settimane ancora per raccontare queste tematiche. Intanto partirei con una bella notizia che fa piacere all'Italia, perché ancora una volta Paolo De Castro in prima linea. È una notizia di questi minuti, a quanto ci diceva offline, quindi se vuol darla direttamente lei, perché per l'Italia è molto importante quello che sta succedendo e che sarà ufficializzato il 31 marzo. Prego. Ma no, niente, si tratta del regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, un nuovo regolamento che preoccupa molto il sistema delle indicazioni geografiche europee, italiano ovviamente, il mondo del vino, il mondo del food. È stato assegnato i rapporti e mi vedono quindi come relatore del Parlamento europeo sul dossier, per cui ci dovremo mettere a lavorare immediatamente. Che ci sono parecchi punti che vanno aggiustati. La proposta della Commissione è molto articolata e quindi richiederà sicuramente un lavoro importante. Per l'Italia Quindi disturberò cosa Angelo significa? Frascarelli, era sotto impegno. Era molto contento il professor Frascarelli mentre si commentava questa notizia. Perché, presidente? Ma perché noi dobbiamo considerare che per l'Italia le IG sono fondamentali, il valore aggiunto è la leva di competitività del nostro paese. Avere una buona normativa è fondamentale per il nostro paese più che ogni altro paese europeo. Bene, torniamo al tema di questa sera, che è appunto l'evoluzione dell'agricoltura europea. In questi giorni abbiamo raccontato nel portale agricoltura.it tutto quello che sta succedendo a livello di prezzi soprattutto, e di questa sensazione che l'Europa sia troppo dipendente dall'import. Paolo De Castro è uno dei punti che ha sottolineato in questi giorni. Cosa si può fare per non ritrovarci in queste condizioni? Ma intanto precisiamo Precisiamo che ci troviamo in queste condizioni, ma sono condizioni drammatiche legate a questa invasione della Russia dell'Ucraina che mette in ginocchio la popolazione, il dramma umanitario innanzitutto, ma anche l'agricoltura. Noi siamo stati. Abbiamo avuto un'audizione con il ministro dell'agricoltura ucraino e le preoccupazioni per le semine, già adesso estive, sono molto forti, per cui abbiamo paura che quella grande e straordinaria produzione in Ucraina, ricordiamo che l'Ucraina ha 42 milioni di ettari coltivati e rappresenta un territorio straordinario, è sempre stato un po' il granaio sin dai tempi dei romani. E noi siamo molto importatori, noi italiani, ma anche l'intera Europa, grano tenero, mais, semi di girasole che poi si trasformano in quell'olio di girasole che sta andando a ruba nei mercati europei. Insomma, naturalmente, l'Europa ha le armi per potersi difendere da questa situazione, perché aumentando la produzione europea da una parte, diversificando le fonti di approvvigionamento, diciamo subito a chi ci ascolta che non c'è un problema di penuria, c'è un problema drammatico di prezzi, di costi energetici, qui si sommano anche il problema dei prezzi delle materie prime molto alti. Completamente diverso è il ragionamento invece nei paesi, in particolare del Nord Africa, che dipendono totalmente dalle importazioni ucraine e russe. Penso solo all'Egitto, siamo quasi all'80% dei fabbisogni di cereali che dipendono dalle importazioni dall'Ucraina e Russia. È chiaro che a queste condizioni, se si dovesse arrestare il flusso, beh, lì diventa un problema di disponibilità con gravissime crisi che andranno ben oltre quello che abbiamo già visto durante le primavere arabe. Cosa fare? Cosa fare? Beh, non lo so, adesso Non lo se so, adesso se vogliamo aprire il tema, poi Angelo
può essere più preciso di me delle iniziative che si stanno facendo anche a livello nazionale. Certamente il problema è aumentare quanto più è possibile la produzione europea, per cui togliere o sospendere tutte quelle norme che possono in qualche modo ostacolare questa crescita della produzione europea. E tra queste produzioni, voglio dirlo chiaramente, perché è oggetto di dibattito anche in queste ore, c'è stata un'audizione del ministro alla Camera oggi e ci sono molte prese di posizioni. Non dobbiamo bloccare l'intera politica agricola, dobbiamo intervenire a sospendere temporaneamente tutte quelle norme della politica agricola che possono aiutare la produzione europea a crescere, a partire da quella più rilevante dal punto di vista politico, che è la sospensione della ecological focus area, cioè delle aree a riposo obbligatorio delle superfici arabili europee, quel 5% delle superfici arabili europee che oggi sono messe a riposo obbligatorio. Diciamolo, non per una pazzia europea, ma perché c'è un tema ambientale legato alla fauna selvatica, legato a questi corridoi ecologici, quindi servono queste superfici a riposo. È chiaro che in queste condizioni particolari dobbiamo togliere ogni opportunità per aumentare la produzione. Presidente Frascarelli, Paolo De Castro parlava appunto dei problemi che invece hanno i paesi del Nord Africa, per esempio. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità invece per l'agricoltura europea in futuro? È il microfono, professore. Noi dobbiamo innanzitutto prendere consapevolezza che in Europa abbiamo una produzione di cereali perlomeno che è del 112%, cioè produciamo più del nostro fabbisogno. Però è chiaro che se nel mondo c'è una carenza di prodotto, aumentano i prezzi anche nel nostro territorio, aumentano in Europa, aumentano anche in Italia. Ma noi non abbiamo solo l'ambizione di sfamare i cittadini europei e il fabbisogno europeo, noi abbiamo anche l'ambizione di contribuire al mercato mondiale e a quei paesi, come diceva, quelli del Nord Africa, che invece sono dei grandi importatori. E oggi, infatti, dobbiamo ricordare che il principale cliente di Russia-Ucraina è l'Egitto, ma anche tutti i paesi del Nord Africa. Infatti, voi pensate che impatto ha questa situazione, questo aumento di prezzi per il Nord Africa. L'Europa non ha problemi di approvvigionamento in quantità, semplicemente che i prezzi sono impazziti perché in tutto il mondo c'è uno squilibrio tra domanda e offerta, quindi sono aumentati anche da noi. Noi dobbiamo produrre di più per avere un livello di prezzi ragionevoli per i consumatori, ma dobbiamo produrre di più anche per contribuire a quei paesi come il Nord Africa, in generale l'Africa, l'Indonesia, il Medio Oriente, che invece hanno bisogno strutturalmente di importare. Quindi una doppia responsabilità per il nostro interno, su cui però abbiamo già ottenuto grandi risultati in 60 anni di PAC, ma anche per il mondo. Quindi, onorevole De Castro, questa PAC, come tanti chiedono, è da rinviare, da rivedere o semplicemente da sospendere momentaneamente e farla partire nei tempi invece previsti? No, guarda, questo è bene chiarirlo subito, quindi ti ringrazio della domanda, Alessandro. La PAC non di per sé non ostacola la produzione europea, anzi la favorisce. Se c'è stato un problema nei decenni passati è che la PAC ha avuto un troppo successo e abbiamo creato le eccedenze di produzione, quindi non è la PAC che va sospesa, ma all'interno della PAC alcune misure che sono state costruite e ulteriormente rafforzate per venire incontro a questo tema ambientale di lotta ai cambiamenti climatici che c'è e che lo dobbiamo portare avanti. Attenzione, non deve essere visto come adesso è finito il Green Deal, ma momentaneamente sospendiamo alcune misure che in qualche modo possono ostacolare questa crescita. Quindi la PAC non si rinvia, anzi voglio essere chiaro, non lo chiede nessuno a Bruxelles il rinvio della PAC. La PAC entrerà in vigore il 1 gennaio 2023 e non c'è nessuna possibilità di rinviare e non si capirebbe neanche perché bisognerebbe rinviarla, visto che non è lei
che ostacola in qualche modo l'aumento della produzione. Invece sono importanti questi interventi, per esempio penso alla direttiva sui fitofarmaci che si stava costruendo legata a quello che è il farm to fork, la strategia farm to fork, oppure altre direttive che erano in gestazione e che in questo momento credo sia opportuno sospendere in attesa che ci sia una via d'uscita a questa crisi drammatica in Ucraina. Presidente Frascarelli, si diceva qualche settimana fa, ma gli agricoltori italiani sono pronti a cambiare anche la mentalità, perché erano troppo forse abituati ad una PAC che contribuiva, lasciatemi un po' il termine. Invece qui bisogna lavorare per produrre, poi la PAC deve aiutare a crescere, no, le aziende, ma siamo pronti noi? Siamo pronti nel momento in cui c'è redditività. Noi dobbiamo dimenticare che dal 2016 al 2020 i prezzi delle commodity agricole, dei cereali, erano talmente bassi che degli agricoltori non avevano convenienza a produrre, quindi è stato più l'impatto dei prezzi bassi del mercato che non della PAC. Certamente la PAC può aiutare, diceva bene Paolo De Castro adesso, per esempio il fatto che la settimana scorsa l'Unione Europea ha fatto la deroga ai terreni a riposo, per cui da quest'anno, dal 2022, tutti i terreni a riposo che gli agricoltori avevano ipotizzato possono essere coltivati senza perdere un euro del sostegno della PAC, è una misura congiunturale importante. Ma quello che spingerà di più, che sta spingendo a produrre, sono questi prezzi straordinariamente interessanti. Avremo molte più superfici a mais, non tantissime, perché dobbiamo sempre ricordare che ormai gli unici terreni liberi sono quelli delle semini primaverili estivi, però gli agricoltori stanno seminando più mais, più sorgo, più girasole, più soia, cioè che sono le colture primaverili estive. Ma questo è in parte dovuto anche all'eliminazione del vincolo sui terreni a riposo, ma anche perché i prezzi sono interessantissimi e con questi prezzi si fanno redditi più elevati degli anni passati, nonostante che sono aumentati anche i costi, perché sono aumentati i costi dei fertilizzanti, i costi del gasolio. Però ecco, questo vorrei assicurare, noi possiamo produrre di più, gli agricoltori lo faranno se c'è redditività, ma noi non siamo un'Europa e un paese all'anno zero, siamo un'Europa e un paese che comunque è ancora eccedentario della maggior parte delle produzioni agricole. Ci manca un po' di mais, abbiamo un grado di approvvigionamento dell'88%, ci manca un 12% e ci manca soprattutto le proteine vegetali. Lì veramente la dipendenza dall'estero è molto rilevante. È arrivata una domanda da un nostro ascoltatore, Marco Renato Mega, che dice: se il mais resta in stalla, i prezzi? Paolo De Castro vuole rispondere. Sì, è importantissimo, vorrei partire dalla sottolineatura che faceva Angelo, perché sempre nel dibattito di questi giorni è emerso come se l'Europa da 20 anni ha smantellato i sistemi produttivi, addirittura c'è qualcuno che ha detto che noi siamo diventati importatori di tutti i prodotti e delle commodity di cui abbiamo bisogno. Io mi sono divertito a guardare i dati SMEA, visto che c'ho il presidente qui. Ecco, vorrei ricordare a chi ci ascolta che le importazioni europee di frumento sono calate quasi del 50% negli ultimi 10 anni. Le importazioni di orzo sono calate del 10%. Dove abbiamo qualche criticità è il mais, come ricordava Angelo, dove abbiamo un aumento delle importazioni, ma stiamo parlando sempre di 7-8 milioni di tonnellate di produzioni che, voglio dire, un'Europa che spinge rapidamente lo può raggiungere. Dove c'è una criticità importante, ma questo lo sappiamo, non è di oggi, è il problema delle proteine vegetali. Occorre un grande piano proteico europeo, altrimenti oggi le importiamo tutte dall'Argentina, dal Brasile, dagli Stati Uniti, quindi fortunatamente in questo momento non c'è un problema di, diciamo, di disponibilità, ma certo non può l'Europa dipendere per quasi l'80-90% dalle proteine importate. Quindi io credo adesso che è un problema immediato di liquidità. Rispondo all'allevatore
abbiamo bisogno di dare una mano. E questi 150 milioni che stanno nel pacchetto Ucraina, i 50 più il cofinanziamento fanno 150 milioni di euro subito, immediatamente spendibili per l'Italia entro ottobre. Io credo che una scelta rapida, veloce, senza burocrazia, aumentiamo il premio accoppiato a tutti i bovini italiani in allevamento. Non abbiamo difficoltà a farlo e questo quasi raddoppierebbe il premio capo che ha previsto il ministro Patuanelli nel piano strategico nazionale. È un aiuto immediato che può essere dato proprio a chi sta soffrendo di più tra energia e costi delle materie prime. È arrivata un'altra domanda, nel frattempo ne faccio una io al presidente di Ismea Frascarelli. Si parla tanto di innovazione, no? Però l'Italia lo fa nel momento in cui magari c'è necessità, invece questa innovazione serve. In questa fase, che tipo di innovazione avrebbe in qualche modo aiutato a sopperire magari a questi costi troppo alti, magari dell'energia, per esempio? Agrisolare, per fare un esempio, è un importante strumento oppure è uno dei tanti? L'innovazione, lo sappiamo bene in economia, che scatta soprattutto quando ci sono momenti di crisi. Quando è che si cambia? Si cambia, si innova quando c'è la crisi. Quindi diciamo che la crisi, come diceva Einstein, è sempre per certi aspetti benvenuta perché ci costringe a cambiare. L'innovazione avviene a 360 gradi. L'innovazione deve avvenire nei campi, a partire dal seme, a partire dalla genetica. L'innovazione deve avvenire a livello di tecniche agricole, con tecniche agricole più produttive e più sostenibili, perché lo diceva bene Paolo De Castro prima. Non è che oggi il tema del cambiamento climatico, del riscaldamento del pianeta, è un tema che non c'è più. Diciamo che in questo momento abbiamo una situazione congiunturale che ci dobbiamo preoccupare un po' di più di approvvigionamento, ma se noi continuiamo con il riscaldamento del pianeta, fra 70 anni c'è il rischio che in Italia non si coltiva più nulla. Quindi dobbiamo tener conto che due cose vere vanno portate avanti congiuntamente. Produzione, maggiore produzione tramite l'innovazione e maggiore sostenibilità. Nell'innovazione c'è, ripeto, tutto, dalla genetica alle tecniche colturali, a una fertilizzazione magari utilizzando oggi quello che è uno scarto. Mi stanno scrivendo agricoltori della pianura padana che dicono: sto utilizzando il reflo zootecnico, ho risparmiato tot migliaia di euro sulla fertilizzazione chimica. Quindi l'economia circolare, la bioeconomia e anche le energie rinnovabili, le energie rinnovabili soprattutto agrisolare e agrivoltaico, che possono portare a quella autonomia energetica che nelle aziende agricole è abbastanza facile, voglio dire, molto di più. Ma anzi, noi abbiamo l'ambizione di, con le comunità energetiche, di, come agricoltura, di dare anche l'energia a sufficienza nelle aree rurali, nei borghi rurali. Quindi questa cosa che diceva di l'agrisolare e l'agrivoltaico ha delle prospettive interessantissime. Dall'agricoltura può venire tante cose, non solo per il cibo ma anche per l'energia. Francesco Piccolo lancia in sovrimpressione, la leggiamo, una domanda più tecnica: potrebbe essere utile indire un'asta pubblica per la vendita dei crediti di carbonio che l'agricoltura genera? Questo è un altro tema che Paolo De Castro ha a cuore da diverse PAC, se non mi sbaglio, no? È un tema importantissimo, ci stiamo arrivando. Innanzitutto ci arriviamo con una nuova regolamentazione europea che è allo studio, proprio per calcolare i crediti di carbonio. Ma l'obiettivo è quello di dare la possibilità agli agricoltori proprio di contribuire attraverso la vendita di questi crediti di carbonio, avendo anche un reddito generante dall'abbattimento di CO2 che ogni azienda agricola, in modo ovviamente a seconda se c'è culture arboree, culture erbacee, dà un contributo. Quindi è un fatto molto importante, stiamo lavorando per questo, stiamo aspettando la proposta della Commissione, ma quella dei crediti di carbonio è sicuramente un orizzonte molto importante, nuovo, che coinvolgerà l'agricoltura europea. Sono scatenati oggi i nostri ascoltatori, questa è una produttrice, Anna Maria Di Miscio, che dice: la nuova PAC prevedeva il valore dei titoli dimezzati, anche questa misura sarà sospesa. Vedo già la risposta con la testa e non so se vuol rispondere Paolo De Castro o il professor Frascarelli. Faccio una battuta, poi lascio la parola ad Angelo, che so che deve scappare via. Sì. La PAC non taglia gli aiuti, ma impone la redistribuzione.
Quindi è chiaro che ci sono agricoltori e settori che avranno dall'applicazione di questa PAC una riduzione dei loro titoli, dei loro aiuti. Ma questo non è conseguente della riforma. Tant'è vero che questo problema ce l'abbiamo solo noi, non lo pongono i tedeschi, i francesi, nessuno si pone il problema della riduzione dei titoli da questa riforma. Perché tutti i paesi europei la redistribuzione, quella che noi chiamiamo la convergenza interna, l'hanno già fatta negli anni passati, perché è una scelta che dipende dal disaccoppiamento che introducemmo nel 2003. Quindi gli agricoltori percepiscono un premio in base ai comportamenti, non in base allo status. Ora capisco che molti agricoltori italiani si sono abituati ad avere premi di 1.000-2.000 euro a ettaro, e beh, è chiaro che questi agricoltori avranno un problema dalla redistribuzione. Ecco perché Patuanelli giustamente ha fatto un accordo con le regioni che cerca di limitare e di graduare nel tempo l'impatto di questa scelta. Però è una scelta che prima o poi dovevamo fare. Noi non possiamo mantenere i pagamenti legati ai premi storici di ciò che gli agricoltori facevano nel 2003. Perché è un po' un'educazione, è un'educazione da dare, no? Che dobbiamo dare ai nostri agricoltori. Esattamente. Qui c'è un'altra domanda, Laura Di Enrico, che chiede ancora sulla PAC se sono previsti incentivi per quanto riguarda la coltivazione di mais, grano e orzo e per il biodigestore nell'ottica appunto del biometano. Saluta anche il prof. Frascarelli, quindi magari può rispondere a questo, professore. Sì, ad oggi non sono previsti incentivi perché già nella nuova PAC non sono previsti incentivi perché è il mercato che incentiverà alla coltivazione di mais e di orzo sia per uso alimentare che per uso non alimentare, perché attualmente i prezzi dei prodotti agricoli, soprattutto del mais e dell'orzo, sono talmente alti che si alimenta da solo la coltivazione. La stessa cosa succederà per il biometano, cioè il biometano sarà una delle produzioni energetiche in cui l'Italia potrà contribuire all'autosufficienza energetica, speriamo nel più breve tempo possibile, per cui sarà il mercato che alimenta questa coltivazione, non sarà un contributo a ettaro della PAC che incentiverà queste coltivazioni. Il contributo a ettaro della PAC lo dobbiamo concentrare dove invece neanche il mercato arriva, come per esempio diceva prima Paolo De Castro con le proteine vegetali. Bene, so che stanno arrivando tante domande, questa sarà l'ultima perché poi dobbiamo salutare i nostri ospiti. Elisabetta Tognoni, dai francesi possiamo solo imparare, 17 decessi su trattori avvenuti, qui parliamo di sicurezza, ma anche qui mi sembra che invece l'Italia sta facendo molto con il 4.0. Paolo De Castro, vuole rispondere lei a questa domanda? Sì, oltre alle scelte nazionali che abbiamo fatto per rinforzare il tema della sicurezza, che è sicuramente un dramma e un problema anche italiano. E ricordiamo che tra le novità di questa nuova PAC, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023, c'è anche la condizionalità sociale, cioè l'idea che l'Europa ha voluto rendere obbligatoria per tutti gli agricoltori europei a partire da questa nuova PAC, è quello di rispettare le norme sul lavoro, tra queste quelle sulla sicurezza del lavoro, altrimenti c'è una penalizzazione sui premi PAC. Credo che sia un passo avanti importante. La condizionalità sociale, erano anni che cercavamo di introdurla con i sindacati dei lavoratori in Italia. Adesso ce l'abbiamo, che mi fa molto piacere che il ministro Patuanelli proprio nei giorni scorsi in un incontro con CGIL e CISL e UIL abbia annunciato che l'Italia lo farà da subito, cioè dal 1 gennaio 2023. Non aspetterà l'obbligo comunitario che scatta dal 1 gennaio 2025 in questo caso. Quindi un aiuto alla sicurezza sul lavoro, beh, certamente un incentivo, perché chi non rispetta le norme sul lavoro non avrà gli aiuti PAC o ne avrà una penalizzazione forte. Bene, siamo arrivati praticamente ai saluti, li voglio fare strappando una promessa, visto che le domande sono tante e esulano anche dall'argomento di oggi, quindi la promessa la devono fare i nostri ospiti, Angelo Frascarelli e Paolo De Castro, per organizzare un question time, chiamiamolo così, più che una rubrica, nei prossimi mesi, insomma, lo faremo sicuramente. Io voglio ringraziare ancora il professor Angelo Frascarelli, il presidente di SMEA, che deve scappare, e grazie per essere stato con noi, la disturberemo spesso, insomma, e ovviamente l'onorevole Paolo De Castro, al quale dico la notizia ora è ufficiale, è arrivata la comunicazione, quindi
rinnoviamo i nostri auguri e in bocca al lupo per questo nuovo incarico. Quando l'agricoltura italiana ha bisogno, Paolo De Castro è in trincea, quindi è la nostra lancia a Bruxelles e a noi fa sempre piacere. Grazie mille per essere stati con noi, grazie a Simona Trevisi per la regia e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Alla prossima settimana. Grazie a tutti voi, ciao Angelo, a presto.